queste esperienze, questa vitalità, questa apertura, questa accoglienza lascia anche delle tracce nella terra, nelle mura, nella pavimentazione, nel paese in quanto tale? Possibile che si impregnino anche le cose? Si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno, penso che questo sia uno dei momenti di bisogno e quindi mi sento amico di chi a Riace ha portato una visione che poi in qualche modo è una visione di umanità che penso condividiamo in tanti e quindi abbiamo appena deciso il vincitore del concorso. Oggi più che mai è importante essere qui e portare avanti tutto quello che di bello è stato fatto. Io sono molto entusiasta di essere a Riace, sono molto contento di aver passato questi due giorni in compagnia di amici che organizzano delle cose molto belle, di spessore, anche nei piccoli posti, nei piccoli paesi succedono delle cose belle e qui a Riace succedono delle cose belle. Riace in Festival, sono qui per onorare questo festival ed essere onorato da questo festival, soprattutto per solidarietà al grande personaggio, al grande sindaco Lucano. Sembra un discorso romantico, no? Perché Vauro viene a Riace quando Riace non c'è più, o almeno quando qualcuno sostiene che Riace non ci sia più, che finalmente questa illegalità sia stata sanata, questa illegalità dell'utopia. E volevo vedere se nonostante tutto si respirasse ancora questa atmosfera, quest'aria qui a Riace. Felicemente presente anche quest'anno come tutti gli altri anni per dare una mano, per essere presente e per fare in modo che questa manifestazione continui ad essere quello che è sempre stato, cioè la testimonianza di un pensiero alternativo a quello dominante, insomma. Nella mia natura, che ho già anticipato in altri contesti di personaggio spiacevole e spregevole, cerco di venire qui perché so che c'è della brava gente, devo capire questa brava gente, o la contagio io con la cattiveria oppure devo cercare in qualche modo di prendermi il buono, per cui è questo il motivo per cui sono qui, per diventare una persona migliore. E quello che qui si è costruito è indistruttibile, perché viaggerà, viaggerà nelle coscienze delle persone che hanno vissuto questa esperienza, nelle persone che l'hanno conosciuta, nelle persone che la vogliono conoscere. Potranno dire io ero a Riace, avranno diciamo un ritorno positivo per le loro coscienze.